Se si considera l'enorme quantità di stelle che esiste nell'universo, considerando che soltanto la nostra galassia ne ha miliardi e ci sono miliardi di galassie nell'universo stesso, si può capire che da qualche parte per forza ci devono essere dei pianeti simili al nostro. E quindi la domanda sorge spontanea: siamo soli nell'universo? Ciao a tutti, io sono Sofia Kvalar e oggi parliamo del paradosso di Fermi. Ovvero, se ci sono tanti, tanti pianeti là fuori nell'universo e tanti di quelli hanno la possibilità di ospitare la vita simile alla nostra, dove sono tutti gli alieni? Perché ancora non li abbiamo incontrati? Perché non abbiamo sentito nessun segnale da parte loro? Nel corso degli anni sono stati fatti tanti, tanti tentativi di rispondere a questo paradosso. E sì, togliamoci il sassolino dalla scarpa. Una delle possibili risposte è: gli alieni esistono, ci hanno visitato, ma ce la tengono nascosto. Mettiamo subito in chiaro una cosa: di tutte le teorie cospirazioniste, l'idea che un governo o tutti stiano nascondendo l'effettiva presenza degli extraterrestri sul nostro pianeta è un po' azzardato. La logistica di un'operazione del genere è francamente inconcepibile. Intanto facciamo una premessa: quando si parla di civiltà extraterrestri in grado di contattarci o di comunicare con l'esterno, entra in gioco quella che è chiamata la scala di Kardashev. Per esempio, una società Kardashev di tipo 1 è una società in grado di utilizzare tutto il potenziale energetico del proprio pianeta. Una società di tipo 2 è in grado di utilizzare tutto il potenziale energetico del proprio sistema solare. E una società di tipo 3 è capace di utilizzare tutto il potenziale energetico della propria galassia. Capiamo infatti che è un po' esponenziale come crescita. Per fare un esempio, la nostra civiltà non è neanche allo stato 1, perché il nostro pianeta ancora non è sfruttato al 100%. Forse si potrebbe dire per fortuna, vabbè. Ecco quindi che una società di tipo 1 probabilmente potrebbe comunicare in una zona approssimativamente vicina alla propria stella originaria, mentre una società di tipo 3, chiaramente, per definizione del termine, sarebbe presente e onnipresente essenzialmente in tutta la sua galassia, per cui possiamo già escludere il fatto che esista una società di tipo 3 nella nostra galassia per il semplice fatto che non l'abbiamo ancora vista. Una delle possibili soluzioni, forse la più antropocentrica in assoluto di tutte quante, è l'idea che effettivamente siamo soli. In verità, al di là dell'ecocentrismo dell'idea stessa, ha delle basi abbastanza logiche. La vita come noi la conosciamo, basata sul carbonio che si sviluppa in un certo modo, che sviluppa l'intelligenza, è un qualcosa di probabilmente estremamente, estremamente raro, forse più unico che raro. L'idea che un pianeta debba stare esattamente nel punto giusto di una stella, che l'ambiente stellare debba essere tranquillo, che debba avere abbastanza tempo per potersi sviluppare, come anche i fattori microscopici, la creazione del DNA stesso è quasi un vero e proprio miracolo. Se noi pensiamo, per esempio, che di tutto il nostro pianeta noi siamo l'unica specie che ha raggiunto quel livello di intelligenza e cultura che ci permette di creare una società vera e propria, si può capire che forse effettivamente la vita come noi la intendiamo, come intelligenza che è in grado di colonizzare l'universo e viaggiare, forse effettivamente potrebbe essere un'eccezione, più che la regola. La seconda possibile soluzione al paradosso di Fermi è che le civiltà effettivamente hanno una vita breve, relativamente parlando. A dare credito a questa ipotesi è l'idea che noi abbiamo osservato nella nostra storia che società hanno la tendenza ad autodistruggersi, ovvero avviene un momento nella loro crescita in cui il conflitto interno o anche semplicemente la presenza di fattori esterni come possono essere effetti catastrofici, crisi climatiche, crisi astronomiche come può essere ad esempio l'esplosione di una supernova, un asteroide o il pianeta stesso che muore. Effettivamente le società non hanno abbastanza tempo per uscire fuori da quello che è il loro pianeta originario prima di venire completamente annientate. Il problema di questa teoria è, come molte altre effettivamente che vedremo, che noi abbiamo un solo metro di paragone, ovvero noi stessi, per cui non possiamo assolutamente sapere se tutto quello che riguarda la nostra società viene effettivamente rispecchiato su potenziali civiltà extraterrestri.
La terza possibile soluzione al paradosso di Fermi è che effettivamente lo spazio tra le possibili civiltà è troppo grande per colmarlo dal punto di vista sia comunicativo che di spostamento. La terza possibile soluzione al paradosso di Fermi è che effettivamente lo spazio tra le possibili civiltà è troppo grande per colmarlo dal punto di vista sia comunicativo che di spostamento. In assenza effettiva di un qualcosa che possa viaggiare più velocemente della luce, noi pensiamo la velocità della luce come un qualcosa di estremamente rapido, perché ovviamente sul nostro piccolo pianeta Terra la luce è quasi istantanea come propagazione. Però effettivamente se andiamo a prendere dal punto di vista della scala cosmica, la luce è qualcosa di estremamente lento. E invece per arrivare dal Sole alla Terra ci mette addirittura diversi minuti. Capiamo che effettivamente quando allarghiamo le distanze e parliamo semplicemente del nostro sistema solare, già stiamo parlando di mesi, anni e, oltre il nostro sistema solare, decenni, millenni addirittura per attraversare tutta la galassia. Ed ecco che quindi qualsiasi segnale siamo in grado di mandare o di ricevere effettivamente viene da una zona abbastanza ristretta, per cui non abbiamo proprio ancora la capacità di poter osservare quello che ci è fuori dalla nostra portata. Un'altra possibile soluzione è che gli alieni esistono, ma non hanno nessuna intenzione di comunicare con noi. L'idea che effettivamente una specie extraterrestre, una società, possa voler comunicare e scoprire altre società è un qualcosa che è prettamente nostro. La nostra curiosità umana ci porta a voler sapere se c'è qualcuno al di fuori. Magari ci vede come una minaccia, un po' come se fossimo una tribù amazzonica e la nostra indipendenza culturale è protetta da quelli all'esterno, cercando di evitare qualsiasi contatto effettivamente con l'esterno. Una branca di questa teoria è la teoria della foresta oscura, ovvero che effettivamente l'universo è un posto estremamente ostile e dalle risorse limitate. Di conseguenza, qualsiasi specie si evolva per essere una specie interstellare, dovrebbe capitalizzare queste limitate risorse essenzialmente eliminando tutte quelle che sono le minacce alla propria sopravvivenza, ovviamente tutti quelli che sono i competitori dal punto di vista delle risorse. Di conseguenza, l'idea è che magari esistano una o più specie predatrici che effettivamente, quando scoprono nuove specie che possono diventare in competizione con queste risorse, le attaccano e le distruggono, e di conseguenza le specie non si vogliono esporre. È effettivamente una teoria abbastanza spaventosa, perché se fosse così, noi saremmo veramente ingenui con questa nostra smania di mandare messaggi e di invitare tutti verso il nostro pianeta, perché magari potremmo star accelerando la nostra fine. Chissà. E quindi arriviamo alla teoria che tra tutte forse ci costringe di più a riconsiderare tutto quello che conosciamo, ovvero l'idea che magari le civiltà extraterrestri esistono, ma non siamo in grado di capirlo. Un pochettino come una formica non è in grado di comprendere l'enormità della società umana che le sta sopra. Un pochettino come quando, prima dell'invenzione della radio, non conoscevamo neanche l'esistenza delle onde radio. Magari noi stiamo cercando qualcosa di talmente primitivo per le società aliene, mentre loro comunicano con fluttuazioni quantiche e telepatia, non lo sappiamo neanche se fosse possibile un qualcosa del genere. Noi stiamo essenzialmente tirando rocce nel vuoto mentre loro viaggiano con gli aeroplani, non siamo neanche in grado di comprendere che quegli aeroplani sono aeroplani e non aerei. Possibilmente l'idea che ci sia un divario tecnologico o anche semplicemente dal punto di vista biologico talmente enorme che anche se ci trovassimo queste civiltà aliene davanti, non saremmo neanche in grado di comprenderlo. Un esempio molto pratico ce l'abbiamo sul nostro pianeta. Le piante sono quanto di più diverso esiste dalla vita animale. Noi intendiamo la nostra vita come un qualcosa che è in grado di procurarsi delle risorse per la sopravvivenza e creare una situazione di riproduzione e di propagazione della specie. Ma non è detto che la vita in generale funzioni in questo modo. Non è detto che la vita in generale sia fatta sulle stesse mattonelle fondamentali con cui è fatta la nostra. Non è detto che sia fatta di carbonio. E soprattutto non è detto che utilizzi lo stesso asse temporale che noi viviamo. Se una civiltà aliena
dovesse vivere, per esempio, invece che in centinaia di anni, in milioni, i loro processi mentali sarebbero probabilmente di una lunghezza talmente elevata che non sarebbero neanche in grado di percepire la nostra esistenza. Diciamocela tutta, la realtà è che effettivamente forse stiamo cercando un pochettino la cosa sbagliata. Più che cercare qualcosa di estremamente simile a noi, dovremmo avere la mente un po' più aperta e cercare di capire se magari possa esserci qualcosa di così diverso che possa effettivamente arricchirci, invece di aspettarsi sempre che tutti quelli che noi incontriamo anche al di fuori del nostro pianeta assecondino quello che è il nostro stile di vita e anche la nostra semplicemente forma di essere. Ed è proprio per questo che ormai da diversi decenni esiste, per esempio, il SETI. Il SETI è un centro specializzato proprio per cercare di comprendere se là fuori ci sono altre forme di vita, di qualsiasi tipo. E i brillanti scienziati che lavorano al SETI sono alcune tra le menti più incredibili che effettivamente esistano sulla nostra pianeta. E chissà che un giorno magari riusciremo a scoprire veramente l'esistenza di qualcosa di diverso. E chissà, magari potrebbe davvero aiutarci ad andare oltre quelle che sono le minuscole differenze che abbiamo sul nostro pianeta e che ancora alcuni si accingono a tenere così strette a sé. Perché tutte le nostre differenze, colore di pelle, di religione, di sesso, di genere, di orientamento, cosa sono di fronte alla diversità della specie umana e alla diversità di quello che è l'infinito universo? Forse rivolgersi allo spazio potrebbe veramente aiutarci a cercare di mettere in prospettiva quello che noi spesso e volentieri diamo un significato esagerato sulla nostra terra. Grazie a tutti, io sono Sofia Guevara e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao famiglia!